L'Andalusia, per chi ha avuto il piacere di visitarla, non può non convenire e confermare con me che è una splendida terra. Opinione comune per chi ama i cavalli, in particolare quelli spagnoli, gli andalusi. Io sono felicissima di nutrire una grande passione per questa terra. Mi affascina moltissimo, non lo nego. Ho rispetto per la tradizione e per quel nobile animale che è riconosciutamente il simbolo dell'Andalusia, il toro. Infatti, quando si arriva in quelle enormi strade costeggiate da splendidi paesaggi e distese infinite, ti accorgi che sei in Andalusia perché appaiono quasi misteriosamente dei monumenti in ferro. Prima da lontano piccoli, ma alla fine immensi, altissimi, dei tori quasi reali, collocati nel centro delle colline a distanza l'un dall'altra da qualche chilometro. Ma l'Andalusia è ancor di più, è arte, cultura e storia. In questo mio ultimo viaggio ho avuto l'opportunità di conoscere questa terra in ogni sua grandezza, non solo per quella allevatoriale, e di questo devo dire grazie alla persona con cui ho condiviso questo mio soggiorno, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, e di condividere con lui quindi questa mia grande passione. Conoscere le origini di uno tra i cavalli più belli per classe ed eleganza, ovvero il cavallo andaluso, ho percorso più di 2000 chilometri per arrivare nel cuore dell'Andalusia. Mi trovo esattamente a Los Palacios, a pochi chilometri da Siviglia. Dovete sapere che il ristorante in cui mi trovo si chiama Casa Manolo ed è molto famoso non solo per la sua ottima cucina, ma soprattutto perché è frequentato da grandi personaggi famosi del mondo dell'equitazione. E chi potevo incontrare in Andalusia per parlare di cavalli di pura razza spagnola? Un italiano, un hidalgo, che più da 20 anni è stimato ed apprezzato in tutta Europa. Guido, finalmente sono arrivata in Andalusia a questo appuntamento molto atteso. Sarai il mio cavaliere in questa nostra avventura, conosceremo meglio. Io prima ho fatto una presentazione dicendo che avrei incontrato un italiano e che avremmo parlato di cavalli di pura razza spagnola. Ma non solo, forse ti ho descritto in maniera non del tutto completa, non del tutto esatta, perché so che tu, oltre ad amare questi splendidi cavalli, ami la cultura, il folklore, ami la storia. Che ovviamente ricopre e vive in questa splendida terra che è l'Andalusia. Ma mi lusinga molto quello che tu dici e non credo che di essere all'altezza delle tue aspettative. Però sarò ben felice di accompagnarti in questo giro romantico per l'Andalusia e ti vorrò far vedere non solo questi cavalli che impressionano col loro incedere, con la loro forza, con la loro bellezza, ma ti voglio far vedere anche un aspetto un po' più, come si può dire, artistico, profondo, culturale. E tanto per iniziare ti voglio dare un aperitivo. Stasera ti accompagno a vedere le luci su Guadalquivir, la Siviglia di notte, se ti fa piacere. E come no, cari amici, la stanchezza a questo punto è molto relativa. Ecco, vedi Lore, qui alle mie spalle c'è uno dei ponti più tecnicamente rappresentativi del mondo. È stato fatto per attraversare il Guadalquivir per l'Expo del 92. In quanto dall'altra parte del Guadalquivir c'è un'isola che è l'isola della Cartuca, famosa perché ha dato poi origine questa denominazione di razza, la razza cartucana. Come vedi è un'arcata sola ed è sorretta da una serie di tiranti che formano un'arpa.
è altissima e è, come ripeto, un esempio raro di tecnica ingegneristica. Ed è un ponte che rappresenta il massimo della tecnologia. Siamo sul ponte di Traiana, il ponte romantico di Siviglia. Alla nostra destra vediamo la Torre d'Oro, che è la torre dove arrivavano i velieri dalle Americhe e sbarcavano l'oro che Cortés e tutti gli altri furfanti hanno sottratto agli indigeni americani. Qui alla nostra destra vediamo invece un'altra famosa torre, la Torre della Cattedrale. E poi vediamo scorrere il Guadalquivir, che è la vena fluviale che ha permesso a questa città di svilupparsi enormemente, fin dall'invasione degli arabi, prima dell'anno 1000. Ecco, Lori, ti ho portato a vedere la Plaza de Toros. La Plaza de Toros è il focus, direi che è la situazione più ambita per un torero, la Plaza de Toros de Siviglia. Questa che vedete è la Porta Grande, detta anche la Porta del Principe. Da qui il torero che ha eseguito una corrida esemplare viene portato a spalla e esce da questa porta, e sarebbe il battesimo della sua notorietà. Dopo un risultato di questo genere, il torero è battezzato un grande torero di Spagna. La torre che vediamo alla nostra sinistra è la Cattedrale di Siviglia. È molto singolare il fatto che è la stessa cattedrale costruita a Palermo, con gli stessi architetti e con l'impostazione architettonica direi identica. Questo è molto singolare. Dopo questo piccolo assaggio, questo piccolo saggio dello splendore della grande Siviglia, domani vi porto all'Antidoto, a una festa popolare che si svolge in campagna in compagnia dei nostri amici.